Salve, ben arrivata. Prego, si accomodi. Che cosa ci faccio qui? Cosa vuole da me? Soprattutto lei chi è? Quante domande. Per favore, si sieda. Sono accusata di qualcosa? No, certo che no. Stia tranquilla. E allora cosa ci faccio qui? Stia tranquilla. Le devo fare solo qualche domanda, poi potrà andare. Voglio parlare con il mio avvocato. Non ce n'è bisogno, signora. Lei non è accusata di niente. E le mie saranno solo domande che potrei definire di routine. Insomma, mi dica cosa vuole da me. Ora non posso dirglielo. Ma lei deve stare tranquilla. Prego. Dalle mie carte risulta che lei si chiama Donatella Spinetti. Sì, esatto. E dove è nata? A Roma, il 7 aprile del 1900. L'anno non serve, grazie. Dove abita? A Roma, in via del Tintoretto. Perfetto, corrisponde tutto. Lei lavora? Sì, sono titolare di un'agenzia di import-export di opere d'arte e di gioielli. Accidente, un lavoro interessante. Quindi passerà molto tempo in ufficio per gestire questa attività? No, affatto. Preferisco gestire personalmente lo smistamento della merce. Lei ha detto di essere la titolare, quindi pensavo che spettasse a lei la gestione. Ho assunto un manager che si occupa di questo. Io mi occupo della parte non commerciale. E il lavoro lo assorbe parecchio? Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 18. Il sabato e la domenica per me sono sacri. Una donna attiva. Come si chiama? Prego. Le ho chiesto come si chiama. Marco Gregori. E chi è Marco Gregori? Un suo amico, mi crede. Vuole un po' d'acqua? No, grazie. Non ho né fame né sete, è strano. E anche la temperatura di questa stanza è perfetta. Bene, allora è tranquilla. Sì, anche se questa situazione un po' mi inquieta. Le garantisco che non ha nulla da temere. Io non l'ho mai vista prima, di questo ne sono certa. Non mi dimentico una faccia. Però la sua voce mi è familiare. Strano, no? No. Possiamo continuare? D'accordo. Mi risulta anche che lei è sposata, giusto? Giusto. Da 7 anni? No, da 5 anni. Ah, sì, è vero, ho letto male, mi scusi. Mi scusi lei se l'ho corretta, però visto che mi riguarda. Sì, certo. Abbiamo festeggiato i nostri primi 5 anni 2 settimane fa. E come avete festeggiato? Ma che cosa vuole sapere? Se siamo andati a cena fuori? Sì. Se poi abbiamo fatto l'amore? Sì. Troppo banale per lei? Il suo è un matrimonio felice. Alti e bassi. E il suo? Avete figli? Scelta oppure... È una scelta. Sua o di suo marito? Diciamo che non è la mia. Capisco. Che lavoro fa suo marito? Gestisce una società di informatica. Come mai non l'ha assunto per la sua azienda? Perché moglie e marito non devono mai lavorare insieme. Questo potrebbe influenzare la loro storia. Ha deciso lei o suo marito? Diciamo che ho sempre pensato che la decisione l'avessimo presa insieme. Adesso che mi ci fa pensare, è stato lui a farlo. Come si chiama suo marito? Questo non c'è scritto sul suo dossier. La prego, risponda alla domanda. Claudio. Le va di parlarmi di lui? È l'uomo col quale ho deciso di vivere. Quindi per me, che non sono una persona superficiale, lui è quanto di più vicino alla perfezione. È bello, è intelligente, è forte. E riesce a farmi sentire come nessuno è mai riuscito. Però non vuole avere figli. Per il momento. Ma riuscirò a fargli cambiare idea. È sicura di poterlo fare? Molti uomini su questo sono irremovibili. Ci riuscirò. Mi può dire che cosa ha fatto il 18 febbraio?
Allora è per questo che sono qui. Siamo arrivati al punto. Signora, deve stare calma. Risponda alla domanda. È il 18 febbraio. Cioè, ieri. Signora, sì. Mi può dire come ha trascorso la giornata? Risponda alla domanda. Il 18 febbraio. Cioè, ieri. Sì. Mi può dire come ha trascorso la giornata? Come al solito. Mi sono svegliata alle 5:30 e dopo colazione sono andata al lavoro. Era sabato. E lei prima ha detto che il fine settimana è sabato. È vero, mi scusi, mi sono confusa. Allora? Il venerdì sera mia madre ha avuto un attacco di panico, le capita spesso. Quindi mi ha chiesto di andare da lei. Sono andata e ho passato la notte lì. E suo marito? L'ho avvertito e siamo rimasti d'accordo che la sera dopo avremmo fatto colazione insieme. Questo è successo venerdì e sabato. Che cosa è successo? Quando mi sono svegliata mia mamma stava meglio. Così alle 8 sono tornata a casa. Hai fatto colazione con suo marito? No, purtroppo no, si stava preparando per andare in ufficio. Aveva del lavoro extra da sbrigare. Gli capita spesso ultimamente. Quindi è rimasta in casa? Di mattina. Poi dopo pranzo sono passata da mia madre per vedere come stava e nel pomeriggio sono andata a fare shopping. Poi? Non mi ricordo. Non ricorda o non vuole ricordare? Signora, non è vero che non ricorda. Si faccia forza e mi racconti tutto. Ho paura. Certo, hai paura. Quindi è arrivato il momento di liberarsi. Che cosa ha fatto nel pomeriggio? Non so perché mi trovavo in quella zona dove di solito non passo mai. Che cosa ha visto? Cosa ci faceva lì la macchina di Claudio? Quella non è la zona del suo ufficio. Magari anche lui faceva compere. Senza di me. Non è da lui. Allora che cosa ha fatto? Ho cominciato a girare per capire dove potesse essere e alla fine mi sono trovata davanti a un portone che mi sembrava familiare. Il portone dove abita Simona. Chi è Simona? Io e Simona siamo amiche dai tempi del liceo ed eravamo inseparabili prima che lei andasse a letto con il mio ragazzo. E dai tempi di questo incidente vi eravate perse di vista? No. Dopo un primo momento di rabbia Simona mi ha spiegato che tutto sommato dovevo ringraziarla perché in questo modo avevo scoperto che il mio ragazzo non era poi così innamorato di me, visto che era riuscito ad andare a letto con lei. E lei si convinse di questo? Sì. Anche se forse non l'ho mai perdonata. Comunque ci siamo sempre continuate a frequentare ed è stata la mia testimone di nozze. Non poteva essere una coincidenza che la macchina di suo marito si trovasse proprio nei pressi dell'abitazione della sua amica? Con Simona non credo più alle coincidenze. Mi sono nascosta e ho aspettato. Claudio è uscito esattamente da quel portone. Deve essere stato un bel colpo per lei. Ero senza parole. Mi ci è voluto un attimo per riprendermi. E dopo? E dopo? Sì, dopo. Che cosa è successo? Cos'è successo dopo? Sono salita da Simona e lei mi ha aperto la porta con lo stesso sorriso un po' infarto che aveva l'altra volta. Ero disgustata. Non ho parlato. L'ho guardata e sono andata via. Credo mi abbia
Poi è tornata a casa? No. Ho chiamato mio marito e gli ho detto che visto che passavo da quelle parti, passavo da lui. Le è sembrato irritato o sorpreso da questa telefonata? No, certo che no. È una cosa che capitava spesso. Una volta salita nel suo ufficio, dove peraltro non c'era nessuno, ho aspettato nella sua stanza che lui smettesse di lavorare. Mi ha accolto come se nulla fosse. Con cosa l'ha colpito? La prima cosa che mi è capitata in mano è stata la statuetta di bronzo che gli avevo regalato qualche anno prima. Me ne sono accorta soltanto una volta arrivata in macchina. L'ho gettata subito nel cassonetto. Volevo scappare. Più andavo veloce, più la rabbia e il dolore si attenuavano. Sono morta. No. È in coma da 2 anni. Adesso sarà meglio che venga con me. Tornata Donatella. Come le avevo promesso, non ha nulla da temere da me. Beh, le prossime settimane non saranno facili, ma lei ce la farà. Lei è una guerriera. In fondo credo che il prezzo per quello che ha fatto lei lo abbia pagato abbondantemente. La lascio riposare. È il primo tempo per parlare.